Real Movie. Real Movie. Un film proiettato da una voce. Sulla tela della musica. A tempo di Roberto Molinaro. Roberto Molinaro. Leading Voice. Gaia Bolognesi. Gaia Bolognesi. Seven. Seven. Sette omicidi. Per sette peccati capitali. Seven. Il giovane ispettore Mills era il suo primo caso a Manhattan. Era stato appena trasferito. L'ispettore Somerset, invece, era all'ultima settimana di servizio prima di lasciare per sempre la polizia. Quello che si trovarono di fronte aveva del raccapricciante. Un uomo obeso, morto, con la testa in un piatto di spaghetti. Sotto di lui, un secchio di metallo pieno del suo stesso vomito. Polsi e caviglie legati da filo spinato e il livido della canna di una pistola premuta con forza sotto la sua tempia. Nello stomaco della vittima furono ritrovati pezzi di plastica raschiati dal pavimento davanti al frigo. Dietro il frigo, una scritta. Gola. Che significato poteva avere un delitto del genere? Si trattava di uno squilibrato o faceva parte di un disegno? L'assassino gli ha messo un secchio sotto e continuava a ingozzarlo, e se l'è presa anche con calma. Secondo il coroner può essere andato avanti per più di 12 ore. Era decisamente al limite quando ha perso il senso. L'assassino l'ha preso a calcio ed è scoppiato. Nessuno ancora lo sapeva, ma l'esperto investigatore Somerset già intuiva. Se vuoi ammazzare qualcuno, gli spari. Non ci perdi tanto tempo, è rischioso. A meno che l'atto in sé abbia un significato. Ma dai, un figlio di puttana ha un conto in sospeso con un ciccione e lo tortura a morte. Punto e basta. Nei sacchetti della spesa c'erano due scontrini, come a dire che l'assassino ha fermato l'operazione e ha fatto un secondo viaggio al supermercato. E allora? Questo è soltanto l'inizio. Questo è soltanto l'inizio. Real Movie. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. Gould è stato trovato morto questa mattina. Qualcuno è entrato nel suo studio e l'ha fatto fuori di sanguardalo. Un cadavere seminudo, riverso a terra, con alcune parti del corpo amputate e una scritta di sangue davanti a lui. Ha scritto la parola... Avarizia. Avarizia? Sì, col sangue. L'autopsia rivelò che era morto dissanguato. Si trattava del più importante e malfamato avvocato della città. L'assassino aveva avuto tutto il tempo che voleva. Aveva costretto la sua vittima a scegliere quale parte del suo corpo amputarsi per prima. Gould era legato. Gli ha lasciato libero il braccio destro per tenere un coltello da macellaio. Lui voleva che Gould decidesse con calma, sulla sua sedia, quale parte del corpo tagliarsi per prima. Immaginati,
Hai davanti una pistola. Quale parte del tuo corpo è sacrificabile? Hai davanti una pistola. L'avvocato aveva scelto le maniglie dell'amore ai lati della pancia ed era morto lentamente. Lentamente. Sul luogo del delitto, apparentemente niente era stato toccato. Niente. L'unica stranezza era la foto della moglie dell'avvocato sulla scrivania. L'assassino aveva disegnato con la vernice spray due cerchi intorno agli occhi, come a suggerire degli occhiali. La faccenda si faceva sempre più intricata. The following music is a test. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. Sette omicidi per sette peccati capitali. Al tempo di Roberto Molinaro. In una cena a casa di Mills, i due detective iniziarono a capire che c'era un nesso fra il primo omicidio e il secondo. La perversa tattica dell'assassino era quella di uccidere una persona per ognuno dei sette peccati capitali. Gola e avarizia erano già stati espiati. Restavano ira, accidia, superbia, lussuria e invidia. E invidia. I delitti rappresentavano una sorta di espiazione dei peccati che si ritorcevano contro il peccatore con un contrappasso dantesco imposto da un fanatico religioso. Questi omicidi hanno l'aria di un'attrizione forzata. Di una cosa? Attrizione. È quando ti penti dei tuoi peccati, ma non per amore verso Dio. Ah, ma magari perché ti tengono una pistola davanti alla faccia. Sai che ti dico? Grazie della chiacchierata, ma io devo dormire. E si congedò dal suo collega per raggiungere sua moglie Tracy, che era già andata a letto. I due si erano fidanzati al liceo, sposati da pochi anni e trasferiti insieme nella nuova città. Tracy in realtà la odiava, ma aveva accettato il trasferimento solo per amore del marito, anche se il suo istinto le diceva di andare via. L'istinto non andrebbe mai sottovalutato. We'll be right back.
per capire chi fosse l'assassino. Decisero di interrogare la moglie dell'avvocato, ancora sotto shock per l'omicidio del marito. Signora Gould, mi dispiace, lo dico veramente. Come è potuto accadere? Ok, adesso lei guardi queste fotografie. Mills e Somerset le sottoposero le foto scattate sulla scena del delitto. Ho bisogno che mi dica se vede qualcosa di strano o fuori posto. Insomma, qualsiasi cosa. Io non vedo niente. Ne è sicura? Vi prego, è una cosa che ancora non sono pronta a fare. Capisco. In effetti, qualcosa di anomalo c'era. Aspetta. Cosa? Qui. Il grande quadro nello studio. Questo dipinto è appeso al contrario. Un quadro che non rappresentava nessuna figura, ma che la donna conosceva molto bene. Quel quadro nelle foto era appeso al contrario. Mills e Somerset in un attimo furono nello studio. Rimossero il quadro. Non l'avranno capovolto i tuoi uomini? No, no, le foto sono di prima dell'arrivo della scena. Ma non trovarono niente. Niente. O stavano seguendo una pista cieca, o serviva un'intuizione geniale. Tipo controllare sul muro che stava dietro al quadro. Eppure qualcosa deve esserci. Lo fece Somerset. Ecco Somerset che scala un mobile. Tu aspetta sempre. Trovò delle impronte digitali che legate fra loro componevano una scritta chiara ed enigmatica. Incredibile. Aiutatemi. Aiutatemi. Chiamo un esperto di impronte. Le impronte non corrispondevano a quelle della vittima. E subito ne venne chiesta l'analisi. E subito. Un film proiettato da una voce sulla tela della musica. A tempo di Roberto Molinaro. Thank you for buying Maximum AC/DC. We hope you enjoyed it. Thank you for buying Maximum AC/DC. We hope you enjoyed it. Thank you for buying Maximum AC/DC. We hope you enjoyed it. Thank you for buying Maximum AC/DC. We hope you enjoyed it. Sette omicidi per sette peccati capitali. Le analisi delle impronte digitali rivelarono che erano di un cliente dell'avvocato. Subito la polizia irruppe a casa sua. Non trovò nessuno nelle stanze. Fino a che non arrivarono nella camera da letto. Cazzo! Detective! Venite a vedere anche voi! Lì c'era un corpo interamente nascosto da una coperta. Detective! I poliziotti la scostarono e quello che trovarono fu il corpo tumefatto di un uomo legato al letto. Victor? Sì, è proprio Victor. Chiamo un'ambulanza. Spellato, scheletrico, con una mano mozzata e una poltiglia rossa al posto della lingua. Una scritta sul muro. Poi... Accidia. Un agente si avvicinò alla sua faccia e gli puntò addosso la torcia. In un attimo il corpo iniziò ad avere delle convulsioni. L'uomo era in stato di decomposizione, ma era ancora vivo. L'ambulanza lo portò in ospedale e subito fu chiaro che sarebbe morto di lì a poco. Nell'ultimo anno gli era stato somministrato ogni tipo di droga e perfino degli antibiotici per evitare le piaghe. L'assassino lo aveva tenuto vivo fino all'ultimo, pagandogli l'affitto per la casa e scattandogli foto. Questa invece deve essere la prima, guarda.
ogni settimana. Oggi fa un anno da quando è stata scattata. Per un anno. Una pellicola raccontata in un'ora a tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Somerset per chiedergli di incontrarlo. Gli confidò di essere incinta e di non averlo ancora detto a suo marito David. Ancora una volta manifestò la sua voglia di andare via da quella città. Ma non aveva il coraggio di dirlo a David, che per amore suo avrebbe fatto qualsiasi cosa. Somerset raccontò che anche lui una volta stava con una donna e stava per sposarla. Quella donna gli disse di essere incinta. Somerset era disgustato dalla società e non pensava che sarebbe stato giusto mettere al mondo dei figli per farli vivere in un mondo triste e violento. Aveva detto alla donna di abortire e lei l'aveva fatto. Questa idea di chi ha visto troppi morti era anche il vero motivo per cui voleva lasciare la polizia. Somerset suggerì a Tracy di parlarne col marito, cosa che lei purtroppo non fece. I feel wanted, I feel desired.
sette omicidi, per sette peccati capitali. A tempo di Roberto Molinaro. Mills e Somerset non avevano idea di chi potesse essere l'assassino. Sapevano solo che avrebbe colpito di nuovo. Questo signore è metodico, esigente. E quel che è peggio, paziente. Presero i nomi di chiunque avesse letto alcuni libri, soprattutto sul nazismo e di religione, etichettati come libri bollati. Ci sono libri bollati. Libri sul nucleare, per esempio, o Mein Kampf. Se vuoi sapere chi sta leggendo Il Purgatorio, Il Paradiso Perduto, o Helter Skelter, l'FBI ha un computer che può dirtelo. Avremo un nome. Quale? Dalla lista ne scelsero uno a caso. John Doe. Andarono a casa sua. Mentre i due stavano per bussare alla porta. Per un nome uscito da un computer, roba da pazzi. Una figura apparve lontana dal corridoio. Mills. Li vide. E gli sparò. Ti ha preso? No. I due si gettarono all'inseguimento. Sta scendendo! Mills gli stava sempre alle calcagna, anche quando l'uomo fuggì in strada sotto la pioggia. Lo vide nascondersi in un vicolo buio. In un attimo l'uomo gli fu addosso, lo disarmò e lo colpì con una spranga. Mills era in ginocchio, stordito. Non reagì neanche quando l'uomo gli puntò la pistola alla testa. Avrebbe potuto ucciderlo facilmente. Torna dopo la pubblicità. A tempo di Roberto Molinaro. Seven. Sette omicidi. Per sette peccati capitali. Al tempo di Roberto Molinaro. Mills e Somerset erano detective alle prese con un inquietante caso di un serial killer ultracattolico. Somerset era la sua ultima settimana prima di andare in pensione. Mills, invece, si era appena trasferito e si stava scontrando per la prima volta con quella che era la dura realtà di una grande metropoli. Per la prima volta. Mills abitava con la moglie Tracy. I due si amavano alla follia. Ma Tracy non osava dire al marito che voleva andare via da quella città. Ma c'erano cose più importanti a cui pensare. L'assassino contro cui stavano combattendo i due detective aveva già fatto tre vittime, tre peccati. Mancavano quattro vizi capitali. Quando i detective erano sulle tracce di un sospettato, questi riuscì a catturare Mills e a puntargli la pistola alla tempia senza che il detective potesse fare niente. La lasciò di fronte al suo viso per qualche secondo, per poi graziarlo e scappare nella pioggia. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Something happen.
Maschera di sangue, ma volle lo stesso buttare giù con un calcio la porta di John Doe, che poco prima avrebbe potuto ucciderlo. Dove vai? L'ha detto. Non puoi entrare. Altro che se. Dobbiamo chiedere un mandato, Miss. C'è causa ragionevole. Ragiona. Abbiamo la causa ragionevole. Come ci siamo arrivati? Con una omissione di questo genere, non siamo in condizioni di incriminarlo. E lui rimarrà a piede libero, è questo che vuoi? D'accordo. D'accordo. È giusto, adesso ho messo a fuoco. Okay. Quello che è giusto è giusto. Entrando nella casa, i due detective si trovarono di fronte a uno scenario spaventoso. Fioche e luci rosse, croci e immagini sante ovunque. Uno scenario spaventoso. Appese ai muri le foto dei cadaveri degli omicidi precedenti. Non c'erano più dubbi. John Doe era l'uomo che la polizia stava cercando. Lo conosciamo. Tra le foto degli omicidi ne trovarono anche una di una donna che agli inquirenti era sconosciuta. Chi è questa bionda? Sarà una puttana. E l'ordine di un oggetto particolare per un porno shop. La donna si rivelò essere una prostituta. E al sexy shop trovarono una foto dell'oggetto particolare. Che cosa gli ha preparato? Dovrei avere una fotografia da qualche parte. Io ho fatto un bel lavoro. Un gigantesco fallo di gomma, alla cui estremità spuntava una lama lunghissima. Cosa aveva in mente chi l'aveva ordinata? Una normale serata fetish? O un altro omicidio? Real Movie. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Blowing up my cranium. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Blowing up my cranium. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Blowing up my cranium. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Bang my drum.
Oh my god, what have I done? Do it again. All I wanted was a little fun. Do it again. Got a brain like bubble gum. Do it again. Blowing up my brain. Sette omicidi per sette peccati capitali. A tempo di Roberto Molinaro. La pista dell'omicidio era la più probabile. Mills e Somerset si precipitarono al locale equivoco dove lavorava la prostituta ritratta nella foto di John Doe. Si può abbassare questa musica? Stiamo già provando. Controlliamolo a detto. Arrivarono solo un paio di minuti troppo tardi. Grazie. La donna era appena morta. Il suo assassino materiale era in stato di shock e con ancora addosso l'armamentario. Aveva una pistola. Obbligato. E lui mi ha costretto a farlo. Doe aveva costretto il malcapitato ad indossare l'attrezzo fetish con una lama all'estremità. Mi ha messo qualcosa orribile. Poi gli aveva ficcato la canna della pistola in bocca e lo aveva costretto a fare sesso con la donna. E io l'ho fatto, ho dovuto obbedire. Oddio, oddio. Legata a letto, ogni spinta era per lei una coltellata e ben presto era morta dissanguata. Vicino al letto, dove era stata compiuta la scopata letale, c'era una scritta. Lussuria. 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 Un'altra persona costretta ad espiare un peccato in cui forse, 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 neanche credeva. Real Movie. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. Thank you.
7 omicidi, per 7 peccati capitali. Mills e Somerset si ritrovarono quella sera in un bar e davanti a una birra ebbero il tempo di conversare un po'. Mills non riusciva a credere che un detective come il suo collega, eccellente nel suo lavoro, potesse desiderare di lasciare la polizia. Somerset gli disse le solite frasi su quanto non amasse la violenza nella società e che sarebbe stato meglio per tutti disinteressarsene. Dovresti sentirti quando parli, davvero. Tu dici, il problema principale è che la gente se ne frega. E allora io me ne frego della gente. Parlandogli, Mills gli fece capire che stava solo mentendo. Io non credo che tu molli perché sei convinto delle cose che dici. No, no, credo che tu te ne voglia convincere perché molli. Mills credeva davvero di poter cambiare la società. Quella sera tornò a casa, che sua moglie già dormiva. Si mise a letto con lei, abbracciandola, e le disse semplicemente di amarla. Neanche immaginava che lei fosse incinta. Anche Somerset tornò a casa, ma da solo. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Telefonata al 911, il numero per le emergenze. 911, pronto intervento. Può ripetere? Ancora. Ho ucciso ancora. E disse alla polizia dove trovare il cadavere. Era una donna, sdraiata, con la testa completamente mummificata. La scritta sopra il suo letto diceva: Superbia. 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 Quando le tolsero le bende, videro che aveva la faccia completamente fatta a pezzi
il naso tagliato di netto e tante di quelle ferite da renderla irriconoscibile. Nella mano destra un telefono cordless che l'assassino aveva incollato. Capisci che ha fatto? Le ha affettato la faccia e poi l'ha bendata. Chiama aiuto, sopravviverai, ma rimarrai sfigurata. O puoi scegliere di sottrarti a questo destino penoso. La vittima aveva scelto che era meglio morire. Real Movie. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Somerset stavano giusto salendo le scale per ritornare ai loro uffici quando sentirono una voce che li chiamava. Detective! 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 Credo che stia cercando me. I due si girarono e c'era John Doe. Con le mani alzate, sporche di sangue, e i polpastrelli incerottati che si stava spontaneamente costituendo. Fermo! Lo ammanettarono e lo condussero a farsi interrogare. Perché si era costituito? Mancavano ancora due peccati capitali, ancora due omicidi. Doe parlò per bocca del suo avvocato. Disse che avrebbe consegnato gli altri due cadaveri a Mills e Somerset quel giorno stesso, alle 18, in un posto da lui indicato. Se i poliziotti avessero acconsentito, lui avrebbe firmato una piena confessione. Altrimenti, avrebbe chiesto e probabilmente ottenuto l'infermità mentale. L'infermità mentale. Sette peccati capitali. A tempo di Roberto Molinaro. Era ovvio che l'assassino stava giocando con la polizia, ma a quel punto non rimaneva altro da fare se non seguirlo. In fondo era disarmato. Mills non credeva che gli altri due cadaveri ci fossero davvero. Ma gli fecero notare che quando Doe si era costituito, aveva le mani completamente insanguinate, di tre tipi di sangue diversi. Ci è arrivato un rapporto del laboratorio, hanno esaminato le unghie e gli abiti dell'indiziato. Hanno trovato sangue di John Doe, proveniente dai tagli sulle sue dita, sangue della donna alla quale ha sfregiato la faccia e sangue di una terza persona non ancora identificata. John Doe ci tenne a rendere chiaro che sarebbe partito solo con Mills e Somerset e con nessun altro. I due acconsentirono. La preparazione fu minuziosa. I detective si piazzarono microfoni sotto la camicia e fu organizzata una spedizione di elicotteri della polizia che avrebbe scortato dall'alto il viaggio. Partirono e Doe li condusse fuori città.
verso una direzione sconosciuta. Seven, sette omicidi per sette peccati capitali, torna dopo la pubblicità. A tempo di Roberto Molinaro. Real Movie, una pellicola raccontata in un'ora a tempo di musica, a tempo di Roberto Molinaro. John Doe si era costituito, anche se mancavano ancora due omicidi per due peccati capitali. Stava conducendo i detective Mills e Somerset su un luogo dove li avrebbero ritrovati. Il suo era un piano di Dio. E diceva: che male c'è a provare piacere a svolgere il proprio lavoro? Per quanto mi riguarda, non posso negare che mi dia piacere ritorcere ogni peccato contro il peccatore. Oh, un momento, tu hai solo ucciso degli innocenti, non confondiamo. Innocenti? Sei una battuta non fa ridere. Un obeso. Un disgustoso obeso che faticava a stare in piedi. Un uomo che se lo incontri per la strada chiami a raccolta i tuoi amici per fartene gioco insieme a loro. Un uomo la cui sola vista mentre stai pranzando ti faceva passare la voglia di mangiare. E dopo di lui l'avvocato. In cuor vostro dovreste ringraziarmi per averlo fatto. Un uomo che aveva dedicato la sua vita al denaro, ai beni materiali, mentendo con tutta la veemenza di cui era capace, dando così a volgari assassini e stupratori la libertà. Volgari assassini? Una donna. Volgari assassini come te? Una donna! Così orribile dentro da non riuscire neanche a sopportare di vivere solo perché aveva perso la bellezza esteriore. Uno spacciatore, uno spacciatore pedrasta ad essere precisi. E non ci dimentichiamo di quell'altra infetta squadrina. Solo in questo mondo di merda si possono definire degli innocenti persone come quelle e rimanere con la faccia seria. Ma questo è il punto. Vediamo un peccato capitale ad ogni angolo di strada, in ogni abitazione. E lo tolleriamo. Lo tolleriamo perché lo consideriamo comune, insignificante. Lo tolleriamo mattina, pomeriggio e sera. Adesso basta però. Una pellicola raccontata in un'ora. A tempo di Roberto Molinaro. Cause my flavor's so sweet, you be zoom, zoom, zoom. Don't even get me started on my bada boom, boom. One left, one right, that's how I organize them. You know I fill my cups, no need to supersize them. Right now you're probably thinking how she getting them jeans. Well, I'm gifted all natural and bursting the seams. More sweeter than a cherry.
dum di di dum di 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 dum dum. John Doe condusse gli agenti in un campo aperto, dove avrebbero dovuto rinvenire gli ultimi due cadaveri. In lontananza si scorse un furgone che procedeva verso di loro. Somerset gli corse incontro e lo fermò con le cattive. Fermo dove sei! Ora girati, mani sopra la testa! Era solo un fattorino che diceva di avere un pacco per Mills. Era solo un fattorino. Lo aprì Somerset. Attenzione, l'apro! Quello che ci trovò dentro. Lo fece raggelare. Era la testa di Tracy, la moglie di Mills. In quel momento Somerset capì tutto e si mise a correre affannosamente verso il collega, urlandogli di gettare la pistola. Mills! Eccolo che arriva. Getta la pistola! Cosa? 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 Ma Mills non lo sentiva. Intanto Doe raccontava a Mills il contenuto del pacco. Sono passato a casa tua stamattina, quando già eri uscito. Mills! Ho giocato a fare il marito. Ho giocato ad assaporare la vita dell'uomo comune. Gettala, Mills! Ma non ha funzionato. E allora ho preso un souvenir. La sua bella testa. Mills! Confessandogli che il suo peccato era l'invidia. Ma di che sta parlando? Dammi la pistola. Cosa c'è nella scatola? Butta via la pistola. Ti ho visto con la scatola. Cosa c'è dentro? Perché io invidio la tua vita normale. Getta la pistola, David. A quanto pare è l'invidia il mio peccato. No, che c'è nella scatola? Te lo dico se mi dai la pistola. Che cazzo c'è in quella scatola? Scatola. Doe raccontò che la donna lo aveva implorato di risparmiarla. Per lei. Per il bambino che teneva nel ventre. Oh. Non lo sapeva. Mills seppe solo in quel momento che la moglie era incinta. Arrivò Somerset. Mills gli chiese se quello che diceva Doe era vero. Somerset gli rispose che gliel'avrebbe detto solo se avesse gettato la pistola. Allora anche Mills capì tutto. Capì tutto. David, se tu ora lo ammazzi, avrai vinto. Oddio! L'iroso aveva ucciso l'invidioso. Il cerchio si era chiuso. We'll be right back.
Ernest Hemingway una volta ha scritto: il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso. Condivido la seconda parte. Real Movie torna mercoledì prossimo con un altro film. Un film proiettato da una voce sulla tela della musica. A tempo di Roberto Molinaro. Story writer Pierpaolo Buzza. Leading voice Gaia Bolognesi.